benvenuti al nostro programma. Stasera andiamo a fare un piattino molto semplice, un piattino che ci richiede anche pochi danari per la realizzazione ed inoltre, perché no, è anche un piattino veramente appetitoso, molto molto buono. Si tratta di fare dei pomodori alla provinciale, pomodori alla paesana, come volete chiamarli, e abbiamo bisogno dei pomodori San Marzano. Eccoli qua, dei bei pomodori che ho a disposizione. Questi pomodori San Marzano, fra l'altro, devo dire che li troverete anche facilmente, in modo particolare se il tempo ha l'opportunità di reggere così al buono ancora, avremo ancora questi pomodori, diversamente faranno questa strisciolina nera e non sono assolutamente, e cominciano a marcire fra l'altro, altrimenti sono veramente molto interessanti. Possiamo farli fritti, possiamo farli come vogliamo, ma in ogni caso, comunque li facciate, veramente verranno molto buoni. Per quanto riguarda il piatto di oggi, abbiamo bisogno, appunto, dicevo, di questo pomodoro, dell'aglio, qualche spicchio di aglio non guasta mai, anche se io magari ne adopero un pochettino troppo, qualche ciocchettina appunto di prezzemolo, un pochettino di pomodoro passato, come vedete ho un pochettino di passata di pomodoro, della maizena, sale e pepe, olio extravergine di oliva e poi, come di consueto, un pochettino di buona volontà. Vediamo anche oggi la nostra ricettina. Eccoci qua, come avete visto la ricetta, gli ingredienti che io vi avevo chiesto sono tutti qua e adesso andiamo a spaccare appunto il pomodoro. Non ci sono neppure tanti semi, come potete vedere internamente, e pertanto il nostro risultato finale sarà decisamente migliore. Non abbiamo bisogno di questi semi appunto di andare a toglierli, ce ne sono veramente pochi, viene in primo piano qui, ecco qua, vedete, ce ne sono veramente pochi, al limite noi potremmo anche toglierli, ma sono anche qualcosa di buono perché sono molto verdi, come vedete, questi pomodori, pertanto possiamo anche trattenerli. Bene, andiamo a darle una scottatina, vedete l'acqua è già, mi è scivolato, l'acqua è già in ebollizione, pertanto gli diamo una leggera scottatina, non mi entrano tutti assieme, ne facciamo un pochettino alla volta, ma proprio una cosa di qualche minuto, vedete, e poi andiamo direttamente a passarli un attimino in padella. Intanto prepariamoci qualcosa dove questi nostri pomodori possiamo asciugarli un attimino, direttamente, ecco qua, in un piatto, e andiamo ad asciugarli. Ecco, una scottatina così leggera, non di più, non c'è bisogno di tenerli molto. Togliamo completamente l'acqua. Ecco qua. E mettiamo anche gli altri due che abbiamo a disposizione. Ecco qua. È una cosa questa molto particolare, molto casereccia questo piattino, ma decisamente anche un piattino da rifare, un piattino molto simpatico. Vedete, cerchiamo di togliere completamente tutta l'acqua all'interno del pomodoro, vedete rimane sempre bello durettino, perché capirete sono ancora verdi, pertanto rimangono sempre bei durettini. Ecco qua. Volendo possiamo anche praticare un pochettino di attenzione, possiamo anche mettersi lì a spellarli, vedete? Ecco qua, vedete, si spellano anche facilmente, specialmente se vogliamo fare questa operazione, dobbiamo tenerli un minuto di più, ma comunque è un'operazione questa che è pressoché inutile se vogliamo, Comunque per la migliore riuscita, vedete, ecco qua, praticamente noi l'abbiamo completamente spellato, ecco, anche questi sono già pronti.
e possiamo spengere il fuoco. Ecco qui. Adesso io vado ad asciugarmeli bene e poi li passiamo leggermente in un pochettino di maizena. Naturalmente, se non avete a disposizione della maizena, possiamo benissimo fare con un pochettino di farina. La maizena io la uso anche più volentieri, in quanto assume soltanto quel poco che basta. Non è che ne prenda di più, no? Ne prende soltanto poco e pertanto si lavora molto meglio. Bene, una volta che voi questi pomodori li avete naturalmente grossolanamente asciugati, non c'è bisogno di andare lì e stare un pochettino a fare la messa in piega, no? Ecco che sono già pronti e adesso noi abbiamo a disposizione la maizena. Intanto prepariamo con del buon olio extravergine di oliva la nostra padellina. Ecco qua, non c'è bisogno di metterne tanto di olio naturalmente. E prepariamo anche il fuoco, che sia un fuoco giusto, moderato. Io faccio sempre molta fatica. Eccoci, forse ne ho messo un pochettino poco di olio, mettiamo un goccettino di più, ecco qua. Considerate che ogni cucchiaio di olio sono 20 grammi, pertanto sono già 180 calorie di olio che assumete, pertanto fatene un uso piuttosto moderato dell'olio. Bene, e adesso andiamo a passarli, come vi dicevo, direttamente nella farina. Ecco qua, la farina, o come nel caso mio, nella maizena. Ecco, vedete che mi prende soltanto quello che ha bisogno, non me ne prende di più. Ecco, vedete? Naturalmente bagnato il pomodoro, ecco che tende a prenderne un tantino di più. Ecco qua. Infariniamo così leggermente. Mettiamo lì da una parte. Nel fare questo piatto mi ricordo, non so perché, il baccalà alla livornese che facevano i nostri vecchi quando era infarinato, una volta fritto, ecco, avendo messo l'olio, baccalà alla livornese, che veniva chiamato alla livornese, e posso dirvi anche che non so perché veniva dai nostri vecchi chiamato alla livornese, in quanto il baccalà a Livorno viene fatto veramente in maniera diversa da come i nostri vecchi lo facevano. I nostri vecchi lo chiamavano alla livornese solo perché mettevano un pochettino di aglio, un pochettino di prezzemolo, ecco. Ma devo dirvi che a Livorno viene fatto completamente in maniera diversa. Ecco qua. Detto questo, abbiamo già pronto appunto l'olio e andiamo leggermente a friggere questo, a soffriggere velocemente questi nostri pomodori. Ecco, l'olio ancora non sta andando, pertanto lasciamo andare l'olio e poi andremo direttamente a rosolare. Bene bene, come vedete siamo già in operazione, vedete? Facciamo in modo che questi pomodori possano essere rosolati in ogni parte, pertanto andiamo a girarli con un pochettino di delicatezza naturalmente. Ho un attimo la padella piccola, ma comunque noi ci troviamo lo stesso anche se abbiamo la padella piccola. Io voglio cercare di mettervi a vostro agio, non voglio adoperare degli ingredienti che magari voi a casa potete fare un pochettino di fatica, no? Ad adoperare perché magari non avete, eccetera. Pertanto poi non vedo perché lo debba fare, ecco. Effettivamente io quando ho preparato un piatto per 4 persone è più che sufficiente, perché in regia non più di 4 persone ci sono, pertanto ecco che sono gli unici che debbono mangiare qualcosa. Ecco qua, vedete? Adesso aggiustiamoli un attimino con un pochettino di sale, questi pomodori. Quanto basta, naturalmente. Mettiamo un pizzicottino di pepe anche. Ecco qua. E attenzione, dobbiamo sempre arrivare a girarli perché non si debbano appunto seccare o sciupare, finché sono bei sodettini così. E adesso noi procediamo a mettere anche quel pochettino di pomodoro che abbiamo a disposizione. Ecco qua, abbiamo un pochettino di pomodoro, come vi dicevo, pomodoro passato, e ne mettiamo un pochettino qua e là, diciamo a livello proprio di 3 cucchiaiate, non di più.
Ecco qua. Mettiamo un pizzichino di vino bianco. Continuiamo così la cottura affinché non si debba attaccare. Ecco, facciamo entrare il pomodoro sotto per benino. Tutti i piattini semplici talvolta richiedono un pochettino d'attenzione e bisogna anche stare attenti a questo piattino semplice che noi abbiamo a disposizione. Ora facciamo un battutino di 2 spicchi di aglio e un pochettino di prezzemolo, che è sufficiente. Abbassiamo un attimo la fiamma perché abbiamo una fiamma un pochettino grossa. Ecco qua. Intanto facciamolo andare così. Facciamo questo battutino. Ecco. 2 spicchi di aglio, ma sono enormi, pertanto prendiamo soltanto questo e questo invece lo lasciamo qui, che ci servirà appunto per un'altra occasione. Battutino fine fine e poi passiamo a concludere appunto questo piatto, che del resto non richiede molto, come vedete. Ora mi chiederete anche come lo possiamo mangiare appunto questi, come li possiamo mangiare questi pomodori, che cosa sono. Al limite potrebbe essere anche un simpatico antipasto, questi pomodorini così, che sono anche piuttosto saporiti e appetitosi. Volendo, al limite, voi mettete un pizzicotto di origano, li fate diventare maggiormente appetitosi, altrimenti possono essere una guarnizione, perché no, una cosa diversa una volta possiamo certamente farla, ed è una cosina anche molto semplice da fare, vedete, facciamo molto in fretta. Ecco qua, l'importante è che voi vi, diciamo così, stiate un attimino attenti, di modo che non vi si attacchi direttamente sul fondo della padella il pomodoro, perché così infarinato tende un attimino a attaccare. Ma come vedete, andiamo sempre a muovere un attimino la padella. Ecco qua. Ecco, abbiamo fatto il prezzemolo, adesso mischiamo tutto all'aglio per benino che avevamo a disposizione. Ecco qua, adesso il nostro battutino è pronto, lo passiamo direttamente sopra ai pomodori, li mettiamo ancora, ecco, e i pomodori li lasciamo andare così. Volendo possiamo anche mettere un coperchio, ma è questione ancora di 5 minuti, non c'è bisogno di tenerli molto in cottura perché sono già fatti. Vi ripeto, non c'è bisogno di farli diventare molli, devono rimanere piuttosto un pochettino durettini, che sono, specialmente nella parte interna, che sono anche molto buoni. Vedete, tendono ad attaccare, pertanto noi andiamo a muoverli un attimino dal sotto. Ecco qua. E così abbiamo il nostro pomodoro sempre a posto. Bene, lo lasciamo un attimino ancora e poi naturalmente andiamo a presentarlo, perché il nostro piattino è decisamente finito. Come vedete, miei cari, io sono già arrivato al punto giusto con questi nostri pomodori, che sono deliziosi veramente. Io mi auguro che effettivamente qualcuno di voi abbia l'opportunità di rifarli. Andiamo a presentarli un attimino nel nostro piattino, ecco qua, che faranno un pochettino di sughino, così come ho fatto io. Ecco, ecco qua. E adesso mettiamo sopra appunto questa parte di sughino che abbiamo ottenuto grazie a un pochettino di maizena, grazie a un pochettino di vino bianco. E adesso facciamo anche un bel battutino di prezzemolo per finire. Mettiamo qui da una parte il nostro pomodoro che non ci serve più, mentre facciamo un bel battutino leggero di prezzemolo, lo mettiamo ancora sopra. E poi ho da leggervi una letterina simpatica che mi arriva, tanto per farvi vedere dove il nostro programma è seguito, perché è una cosa veramente interessante. Ecco qua, vedete, un pochettino di prezzemolo e il gioco è fatto. Abbiamo
già a disposizione questo nostro piattino che, come vi dicevo, può essere anche, perché no, un delizioso antipasto, una cosina così fresca, veloce veloce da fare in antipasto, e poi può essere, perché no, anche un'ottima guarnizione. Andiamo a riassumere brevemente: abbiamo a disposizione naturalmente un pochettino di olio extravergine di oliva, dove noi facciamo marciare, appunto facciamo dorare da tutte e due le parti questi pomodori che prima erano stati appunto messi un pochettino a scottare, una scottatina molto veloce naturalmente, qualche minuto soltanto, e poi li abbiamo ben asciugati e poi li abbiamo infarinati leggermente oppure passati a un pochettino di amido di mais. Poi li abbiamo passati nell'olio, li abbiamo fatti, abbiamo fatto prendere il colore da una parte e dall'altra, sale e pepe, e poi questo battutino di aglio e prezzemolo. Abbiamo aggiunto anche all'interno un pochettino di pomodoro, abbiamo un po' di passata di pomodoro a disposizione, qualche cucchiaiata di pomodoro, un pochettino di vino bianco per creare un pochettino di salsina, e poi li abbiamo lasciati cuocere così dolcemente, naturalmente, perché li dobbiamo lasciare cuocere molto dolcemente, non velocemente, perché altrimenti si attaccano alla padella eccetera eccetera, per qualche minuto, e il gioco è fatto. Ripeto, delizioso antipasto, come, perché no, può essere anche un'ottima guarnizione. E poi, volendo, al limite uno dice: io mangio soltanto un pochettino di pomodori, una frutta, e ho già fatto. Io vi dicevo, appunto, ho una deliziosa letterina, il signor Perissinotto Giuliano, 325 Voie de Vasmes, Gusmes 7210, Belgio. Questo signore mi dice: mi permetto di scrivervi queste righe, per prima cosa vorrei scusarmi della scrittura con tutti gli sbagli, poi mi sembra che non sbagli molto, che la seguono. Vorrei anche ringraziarla per le ricette che, descritte così bene a rete mia, non ho la possibilità di seguirla tutti i giorni, perché qui in Belgio la trasmissione viene effettuata sempre verso le 5 della mattina. Infatti devo anche dirvi che questa trasmissione, appunto, non viene mandata così in diretta allo stesso orario che va in Italia, ma va grazie al nostro satellite, va soltanto la mattina verso le 5. Pertanto bisogna essere molto affezionati alla trasmissione per alzarsi la mattina alle 5 e appunto vedere il programma, e purtroppo certi giorni non posso seguirlo, lo immagino. Per questo mi permetto di scriverle domandandovi se vi è possibile inviarmi il suo libro di cucina italiana, scritto sicuramente da voi. Se mai lo farete, vorrete mettere assieme al libro anche il vaglia necessario per il costo di tutto. Vi ringrazio di tutta la gentilezza che vorrete accordarmi Perissinotto Giuliano. Pertanto questo signore, come vedete, scrive dal Belgio, e così, tanto per darvi ancora un'altra giustificazione, che il programma non è seguito soltanto in tutta Italia, ma in gran parte appunto di Europa, perché è seguito appunto anche nel Belgio. Posso anche dirvi che tutte quelle persone che in qualche modo sono interessate ai nastri registrati delle trasmissioni possono naturalmente farmi la richiesta, che faremo una copia naturalmente in VHS e la possiamo inviare a casa. Il costo è anche piuttosto modesto. Posso dirvi anche che potete richiedermi l'elenco di tutte le trasmissioni e pertanto di tutti i piatti che sono stati registrati, così che voi potreste farvi, anche volendo, una nastroteca a casa. Dice: io mi diverto oggi a guardarmi la realizzazione, perché no, delle penne all'arrabbiata. Prendete il nastro, prendete il videoregistratore e potete così realizzarlo velocemente. Bene, chiunque abbia questo interesse naturalmente sa che mi può scrivere direttamente anche a rete mia, oppure a casella postale 39 Bagno a Ripoli, Firenze. Bene, detto questo, io vi ringrazio per il gentile ascolto, vi auguro buon proseguimento con i programmi e vi do appuntamento a domani sera, naturalmente alla stessa ora, e comunque sempre in forma. Thank you.